Raccoglie 10 concorrenti già agli ordini dello starter. Prima fila per Cecilia Truia, Callitos Venere, Cardine Luis, Celi Egral, Caseri e Cobra di No. In seconda, Chapeau by Tony, Cresmail, Cassandra LG e Chopin Griff. Cresmail e Chopin Griff, numeri 8 e 10, corrono il rapporto di scuderia. Arretrato Cobra di No, parte piano Cardine Luis. Al via Caseri è chiaramente il più sollecito. Cobra di No si abbandona di galoppo. E così Caseri su Callitos Venere e la corsa sta per diventare già un miglio, visto il ritmo di comodo impresso dal battistrada. Caseri al passaggio davanti alle tribune a comandare le operazioni, muove adesso Cardine Luis che sveltisce l'andatura con quel primo quarto in 32. Nella scia di Cardine si è posto Cresmail. Terza pariglia per Cassandra LG. Ma nulla cambia a livello di ritmo, si è adeguato anche Cardine Luis, 600 in 48 e mezzo. Sembra una passeggiata per via Caracciolo. Primo giro ultimato dal leader in 1,5 e mezzo. Caseri affiancato da Cardine Luis lungo i paletti Carlitos Venere che fa pariglia con Cresmail. Poi Celi Egral affiancato da Cassandra LG. Primo chilometro in 1,21 e qualche spicciolo. Al passaggio davanti alle tribune comincia ad allungare al largo Cardine Luis e Caseri risponde all'avversario con una frazione in 15 e mezzo. Nulla di che per il momento. Corsa estremamente tattica. La curva percorsa ancora in 15 e mezzo, apparigliati al comando, Caseri di dentro e Cardine al largo. Muove in terza ruota Cassandra LG. Di fronte finalmente una frazione veloce in 14 e 3. Caseri e Cardine Luis allungano decisamente, Cassandra LG sbaglia. All'ingresso, la rottura di Caseri che lascia Cardine Luis in vantaggio. Cardine Luis in fuga. Cardine Luis stappato, se ne va e stappa la bottiglia di champagne. Apertura nel segno di Vincenzo D'Alessandro e Cardine Luis 2:35 con secondo giro in meno di 1:14 per il portacolori di Giuseppe Granato. Esultante nel parterre e ne ha ben d'onde, visto che Cardine Luis, dopo una serie di rotture che lo avevano condizionato ultimamente, quest'oggi con Inzalchi, l'ex Baffo d'Oro, va a vincere alla grande. Approfittando del ritmo di comodo, si è subito sistemato ai lati del battistrada e sulla rottura dell'avversario ha staccato nettamente. Gran bel primo piano di Cardine Luis nella prova d'apertura.